Semplicemente se ognuno dei sette candidati portasse delle sue preferenze 10 persone iscritte, già sarebbero il doppio degli iscritti che abbiamo e potrebbe essere anche uno sforzo non troppo oneroso, difficile. Su un centinaio di preferenze che uno può aver preso, cioè 10 persone che accettino anche di mettere così 30 euro proprio fattivamente come sostegno alla candidatura che è stata fatta, iniziative che si porteranno ulteriormente avanti, potrebbe essere una cosa non troppo difficile da ottenere e che abbia anche un suo senso e abbia un suo riscontro, sia in soldi, contributi all'associazione, sia per ampliare il numero. È anche un modo per responsabilizzare le persone che l'hanno votato, nel senso che non sono riuscito a entrare, non sono riuscito a entrare in consiglio comunale, in consiglio municipale, con la tua iscrizione mi dai ulteriore forza a questa situazione che ha dato già modo negli anni passati di portare avanti certe iniziative e di portarle avanti ulteriormente. E quindi questo viene tutto con allargare la base di utenza, con trasformare, diciamo, le preferenze in una parte almeno in iscrizioni. E quello che dicevo prima è una storia che difficilmente si può riscontrare in altri movimenti, situazioni politiche. Cioè arrivare qua da 5 anni, 5, 6 anni fa e da lì crescere e dare appunto, dare vita a varie iniziative e che poi portano questi frutti. Quindi già far conoscere anche questa piccola storia sarebbe un motivo più che valido per un'iscrizione di 30 euro all'Associazione Radicali Roma. Però non è che ci fermiamo alla storia fatta fino adesso. Chiaramente questi contributi e questa iscrizione hanno un senso per quello che vogliamo fare, faremo a breve con il referendum nazionale, ma stiamo continuamente facendo con diciamo, le iniziative di Teniamo Famiglia che va ancora calendarizzata di popolare o comunque tutte diciamo, le iniziative che abbiamo in corso. Quindi, oltre alla componente delle iscrizioni, delle preferenze trasformate in iscrizione, devo trovare il modo di, come diceva Veronica o qualcuno che ha detto Matteo, ha suggerito Matteo, nel discorso di canalizzare tutti i follower, comunque i sostenitori, anche se tanto su internet, di Roma si muove, Teniamo Famiglia, ma anche persino l'associazione delle vittime dell'amianto, manifesti abusivi, tutte queste varie associazioni o comunque vari utenti, varie persone che abbiamo incontrato in questi anni, in questi mesi e che non chiediamo una tessera o un'iscrizione per simpatia, proprio per investire loro e quindi anche noi stessi, cioè, che noi veniamo investiti delle loro istanze. E che loro partecipano a questo anche rischio di impresa che è l'associazione, come diceva Nella, ma anche proprio nel portare avanti, nel credere completamente in queste iniziative e nel ruolo che vuole l'associazione. Quindi l'ultima cosa è valutare anche insieme alla nuova dirigenza, alle altre persone, noi tutti diciamo, che ruolo deve avere Radicali Roma nei 3 mesi, nei prossimi mesi che affronteremo. Quindi se Radicali Roma avrà, anche secondo delle restrizioni, di mille altre situazioni che si possono creare, un ruolo trainante o un ruolo di testimonianza per quanto riguarda la raccolta firme. Cioè se possiamo e vogliamo e siamo in grado di trainare nel piccolo, cercare di essere trainanti nell'azione della raccolta firme del referendum. Quindi vuol dire non soltanto fare un tot di tavoli a settimana, ma creare eventi, iniziative, collaborazioni con tutte le associazioni, le entità, le istituzioni che abbiamo incontrato fino adesso e che incontreremo dopo. E quindi creare, che so, rifare i concerti che sono veramente in collaborazione, poi col fatto che Veronica collabora, lavora anche per il nazionale, di conseguenza potremmo trovare sinergie, collaborazioni, per fare, che so, su Roma, no, sinergie, però potrebbe essere interessante come cosa. E quindi pongo questa domanda all'Assemblea per valutare le nostre forze, ma avere anche l'ambizione, che è una cosa fondamentale perché in questi mesi siamo riusciti a fare, a portare a casa, tra virgolette, tantissimi risultati che senza un respiro ampio e un'idea più alta di quello che concretamente potremmo riuscire ad avere,
cioè per me si raggiungono obiettivi molto importanti. Poi un'altra cosa che mi discute, ma buona assemblea a tutti, buon lavoro a chi sarà il prossimo. Ah, ecco, volevo dire questo giustamente, che come si diceva prima, di quanto Radicali Roma possa essere elemento di dibattito o di propulsione per un futuro elemento politico oppure soggetto politico nazionale. Comunque il discorso è come diciamo nei fatti dell'iniziativa politica concreta si vedono poi anche le intenzioni e anche i risultati che si possono ottenere, così come il Radicali, diciamo la galassia radicale, non ha voluto nei fatti partecipare e creare i presupposti per partecipare concretamente alle regionali e concretamente alle comunali, non sostenendo Roma si muove, non volendo fare bastava un altro concerto come Piazza Farnese per avere le firme necessarie per poi fare il referendum e di conseguenza avere un peso politico, così come non ha voluto questo, non ha voluto essere presente alle regionali e comunali, di fatto. Poi dopo, se uno all'ultimo si sveglia e vuole fare la lista è un altro discorso, però concretamente questo è. A differenza di quanto ha voluto fortemente Radicali Roma essere alla fine l'elemento unico propulsore di Roma si muove, anche se era Radicali Italiani più altre componenti, riproponendo Roma libera tutti, quindi nel concreto uno può proporre, può creare situazioni politiche. Questo poi si vedrà a seconda anche delle capacità, delle forze che avremo nel nostro piccolo. Chiaramente non abbiamo un respiro nazionale, però possiamo essere capaci di dare, diciamo, quantomeno un esempio o uno stimolo per quanto riguarda quello che è successo in questi mesi, credo che lo sia stato, prima con il dibattito interno e poi con i risultati per quanto riguarda anche la galassia. Grazie. Grazie Davide, adesso Matteo, si sono iscritti a parlare, appena arrivati Andrea De Liberato che saluto e Carlo D'Ammassa che abbraccio. Io abbraccio anche a Matteo. Ok, finora gli iscritti registrati sono 24, tra un quarto d'ora diciamo che blocchiamo il numero e quello sarà la base su cui calcolare il minimo di firme per la mozione. Allora, grazie, io mi metto un po' in scia all'intervento di Davide perché anche lui ha parlato di, ha citato comunque questa mia idea su come riattivare Roma si muove, come ha detto anche da Veronica all'inizio e volevo spiegarlo un po' meglio. Però prima di spiegarvi bene qual era la mia idea, vorrei fare una fotografia della situazione, cioè di una situazione della nostra presenza in questo momento online e della nostra presenza ogni qualvolta ci apprestiamo a fare una nuova campagna. Cioè noi abbiamo in questo momento una pagina Facebook con 500 mi piace, 500 persone che ci seguono. Però allo stesso momento abbiamo tantissime persone che ci seguono sulle singole iniziative, cioè abbiamo 1000 persone su Teniamo Famiglia, quindi sulla delibera Unioni Civili, eccetera, abbiamo diverse centinaia di follower anche nella pagina sui manifesti abusivi, abbiamo 11.000 persone che ci seguono su Roma si muove e sono tutte persone che effettivamente sono interessate a quei temi, tanto che anche dopo mesi che non usiamo quelle pagine, se solo mettiamo una notizia o una foto ci ritroviamo subito decine e decine di mi piace o di condivisioni sotto. E abbiamo un sito che al momento ha una trentina di persone che lo guardano quotidianamente, persone credo che soprattutto non siano radicali, soprattutto credo che siano tanti grillini, almeno nel momento della campagna elettorale, perché vedevamo i picchi di visualizzazioni delle pagine, il giorno dopo parlavano solo di quello, quindi
era un po' prendere i contenuti, che va benissimo, niente da, da dire. Di fronte a tutto questo avevo pensato di riattivare un po' anche il sito di Roma si muove, che dopo un anno di inutilizzo ormai continua ad avere comunque le stesse visualizzazioni di Radicali Roma, che è aggiornato ormai quasi quotidianamente. E riattivarlo come? Proprio un po' come era il progetto originario di Roma si muove, cioè un progetto trasversale, creare con Roma si muove un aggregatore di comitati e associazioni che si occupano di quei temi lì, di quegli 8 temi. Quindi dare la possibilità a tutti i comitati e a tutte le associazioni di scrivere su quel blog, farlo diventare, su quel sito anzi, farlo diventare un sito di aggregazione che serva anche a noi quando dobbiamo lanciare una campagna, perché comunque sappiamo su chi contare, da chi, a chi chiedere aiuto, eccetera, e soprattutto può essere uno strumento che stimoli la partecipazione a Roma. In questo momento, se andate a vedere online, ci sono tanti siti che riguardano Roma, però tutti guardano una sola finestrella, non guardano mai un insieme di temi, cioè c'è chi si occupa d'ambiente, si occupa solo di ambiente, chi si occupa di municipalizzate si occupa solo di quello, e quindi è tutto scollegato al momento. Noi naturalmente con questa cosa che propongo io non si vogliono scavalcare loro, ma anzi mettersi a fianco a loro e creare una piattaforma comune dove confrontarsi, ecco. O semplicemente dove rendere visibili le proprie azioni sul territorio, perché c'è poi anche questo problema che molti comitati esistono ma non riescono a parlare, non riescono ad andare sui giornali, non riescono a farsi vedere. E questa cosa di Roma si muove così impostata mi è venuta in mente grazie a Mihai Romanciuk, che aveva ipotizzato una cosa simile, anzi consigliava che il Partito Radicale Transnazionale diventasse questo poi dopo tutto, cioè il Partito Radicale Transnazionale non diventasse un'associazione con un segretario, un tesoriere, un presidente, ma fosse semplicemente una piattaforma dove dare la parola a tutti, dove chiunque, tutte le associazioni che si occupano anche dei nostri temi potessero caricare proprie petizioni, eccetera, e questo lo proponeva quando ancora non esistevano change.org, firmiamo.it, eccetera, una cosa del tutto innovativa, e quindi il Partito Radicale dovevano essere semplicemente le associazioni della galassia, cioè la galassia era il partito una volta che si radunavano insieme. E quindi vorrei che, anzi, spero che si possa fare la stessa cosa per dare proprio una piattaforma di partecipazione a Roma. Venendo invece alla nostra associazione, da quello che si è detto oggi mi sembra di capire che le cariche che andiamo a eleggere siano cariche, diciamo, non so la parola, non è la parola giusta quella che sto usando, però cariche provvisorie, nel senso che in tutti i nostri interventi abbiamo sempre parlato del breve periodo, cioè dei referendum, di questi 3 mesi, il lavoro che dovranno fare i dirigenti, e non del lungo periodo. Quindi bisognerebbe, ormai sono al penultimo intervento quindi non è possibile, però bisognerebbe capire anche questo per la nostra scelta, quella che andiamo a fare tra poco. E perché? Perché nel lungo periodo sicuramente non ci sono solo i referendum nazionali, la proposta di legge eutanasia legale, ma ci sono una serie di cose che io spero questa associazione faccia. Prima di tutto, dato che il consigliere comunale l'abbiamo e per noi comunque sarà relativamente più facile insistere su alcuni temi a livello comunale,
secondo me l'Associazione Radicali Roma dovrebbe essere, dare una spinta alle associazioni radicali della Regione Lazio, dovrebbe insistere da qui ai prossimi anni, almeno finché Riccardo sarà dentro e finché si riuscirà a lavorare con lui all'interno del Consiglio Comunale. L'associazione appunto dovrà farsi un po' promotore delle iniziative nel Lazio, dove non abbiamo consiglieri regionali e dove di lavoro da fare ce n'è anche abbastanza, visto che la militanza nel Lazio è praticamente inesistente, se non due persone da una parte, tre persone dall'altra. Ci si potrebbe fare promotori di iniziative, adesso senza dire quali, perché un po' sono già state dette, poi bisognerebbe lavorarci. E questo anche per sostituirsi a quella mancanza, possiamo dire, anche di radicali italiani sul territorio per motivi intrinseci, estrinseci, però c'è effettivamente una mancanza sul territorio e potremmo colmare noi questo vuoto. Come per chiudere vorrei comunque farci i complimenti a tutti per il lavoro fatto. Io sono arrivato 2 anni fa in questa associazione, di lavoro ne è stato fatto tantissimo, abbiamo avuto anche grandi successi seppur parziali. Metto anche i successi parziali tra i successi perché ieri mi è capitato di dover andare a parlare sul pullman del Roma Pride insieme a tutte le altre associazioni. Io parlavo a nome dell'Associazione Radicali Certi Diritti solamente perché tra le organizzatrici avrei potuto parlare anche per Radicali Roma, visto che il lavoro è stato fatto da Radicali Roma, però mi sono accorto di essere stato l'unico che poteva rivendicare un lavoro fatto, l'unico che ha potuto dire: abbiamo raccolto 8.000 firme per la delibera sulle unioni civili, il comune non sta rispettando il suo statuto, è in completa illegalità, abbiamo raccolto poi 44.000 firme sui referendum di Roma che comprendevano sempre gli unioni civili, cioè siamo gli unici che a Roma sono riusciti a fare un lavoro serio anche su tematiche LGBT, anche se non strettamente LGBT. E quando Roma è cosparsa di associazioni di questo tipo, che in effetti si vedono solo al momento del Pride o solo al momento di fare il comunicato stampa. Grazie. Oh, grazie Matteo. A questo punto il numero di iscritti registrati è fissato a 23, che vuol dire che per presentare 24. Non scatta decimale, quindi non si può presentare le mozioni, sono sufficienti 2 firme, 1/10 dei presenti. Il termine per la presentazione delle mozioni lo fissiamo per le 16:30, a quel punto le mozioni presentate saranno esposte lì e da quel momento in poi c'è 1 ora di tempo per presentare emendamenti. Quindi, per gli emendamenti è previsto 1/20, quindi una persona. Proposta di modifica, non so, se l'ora di tempo non è normata, o se c'è scritto, è nel regolamento. Però non so, si potrebbe procedere per consenso, una volta che sono state pubblicate, la Presidenza valuta se c'è opportunità almeno, per consenso si potrebbe anche dimezzare il termine. Però questa è una proposta che faccio alla Presidenza. Dimezziamo il termine a mezz'ora. Ma, io direi adesso che la Presidenza vede quante ne arrivano, una, due, eccetera. Mozioni. Ok. Se sono esigue, sono poche, possiamo. È verosimile che i nostri congressisti. Noi possiamo anche elaborare in meno tempo. Emendamenti. Questa è la nostra idea. Il prossimo iscritto a parlare Andrea Deliberato. Oh, man,
un intervento breve mio, un saluto a tutti, insomma anche quelli che non mi conoscono, io ovviamente per questioni della vita ho mia. Il livello di militanza dell'associazione è arrivato a zero, però mi fa piacere di salutare oggi, rinnovare l'iscrizione, insomma per un po' di anni di fila, poi della prima associazione radicale, credo in ordine di tempo, a cui mi sono iscritto. Sicuramente che andrà a fare il segretario, insomma si siede su una poltrona anche Scott, è stata gestita con grande successo, però poi le risorse nostre sono così scarse, giustamente vanno usate su fronti più importanti quando sono così uscite come di carta. Un augurio anche al nuovo presidente, spero chi sarà eletto, che potrà, insomma, una cosa molto importante la cosa del presidente, rispetto molto il più possibile perfetto di quelle che sono la normativa statutaria. Poi vabbè, insomma, questo poi è stato discusso, quindi sono questioni già affrontate che ora non andrò a toccare. Io spero di tornare un momento anche qui, un momento che sarò, non ho ben capito cosa riuscirò mai a fare, se riuscirò a fare qualcosa quest'anno nell'area radicale, perché così su tutte le questioni mie e di vita, anche di proprio assenza proprio fisica dall'Italia, che me lo impediscono, insomma, spero però di ritornare presto qui o altrove, nel momento in cui non posso, il mio obolo lo porto, vi saluto tutti caramente, spero ci vedremo un martedì, e insomma un grosso in bocca al lupo a quelli che saranno chiamati a riempire le cariche, sento che si vada di tutti i maschi, io poi sono un momento anche mio di misoginia, quindi sono contento. Arrivederci. È una battuta. È la battuta, Anche dal pubblico femminile ho visto degli applausi. E soprattutto. Ultimo intervento, Carlo Dammassa, poi passiamo alle repliche di segretario e tesoriere. Faccio l'applauso preventivo. Allora, buonasera a tutti. Sono un po' disordinato perché volevo dire tante cose, però sono arrivato troppo tardi per organizzarlo bene l'intervento. Mi piace parlare in piedi, però tocca stasera, tocca adeguarsi a tutto. Allora, sembra, gli storici raccontano, quando l'Unione Sovietica fu attaccata da Hitler, Stalin tacque per una settimana, si aspettava la voce della... insomma, sembra che sia stata assente verbalmente come voce di conforto e di sprone. Io, senza essere stato, sono stato zitto una settimana perché non trovavo le parole per esprimere la mia contentezza. E non capivo perché più volte andavo sullo status di Facebook, dovevo scrivere una cosa molto semplice, cioè dopo un percorso politico questa associazione era stata in grado di permettere al suo segretario di diventare consigliere comunale. Anch'io ho fatto la telefonata, non solo ad Emanno, l'ha fatta a Marino, io ho fatto la telefonata a un nostro compagno immediatamente, quando era stato chiaro che Riccardo sarebbe entrato in consiglio comunale, ho chiamato Ruggero. Un anno fa successe una cosa molto strambalata, c'era un momento di difficoltà e con Riccardo, con Luisa e con Alessandro ci siamo trovati a stare un po' vicino quella sera. Fu una sera molto 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 particolare che terminò la mattina successiva a mangiare dei dolci in un bar vicino a Trastevere, sconvolti perché era successo qualcosa di molto pesante, e io penso che nessuno di noi quattro, né noi cinque, pensava che un anno dopo avremmo potuto incontrare la gioia di salutare Riccardo come consigliere comunale. E per questo io questa settimana cercavo le parole molto semplici,
per gioire con tutti gli altri compagni, ma non trovavo. Allora è successo che vengo qui e la prima volta che parlo, insomma, le prime cose che dirò sono proprio qua dentro, ma qua dentro io parto di tutto. Ieri mio fratello mi ha detto che sembra che quella cosa chiamata Alleanza Nazionale abbia un patrimonio di 80 milioni di euro. Siccome litigano tra di loro, non sanno cosa farci. E siccome hanno 80 milioni di euro, non fanno politica. La cosa è molto semplice: più tu sei ricco e più ti metti comodo. Più tu sei povero e più ti ingegni. La storia dell'umanità è abbastanza semplice. E i radicali non sfuggono a questo. Quindi non è un caso che i radicali Roma, proprio perché è la cosa più povera che c'è dentro i radicali, si sia dovuto ingegnare in un modo o nell'altro per fare un po' di politica. E si è arrivata al successo. Ora, voi tutti sapete come dentro quella cosa chiamata Galassia Radicale, questa vicenda della candidatura di Riccardo è stata digerita, non digerita, digerita in silenzio, mal digerita in silenzio e così via. Poi c'è stato qualcuno che si è esposto, ma è chiaro che quel qualcuno è soltanto l'espressione di un sentimento generale, di un'associazione politica sempre più senza capo né coda. E allora quando si è in qualche modo anche rimproverato a Radicali Roma, perché a Riccardo è difficile poi rimproverare qualcosa, perché la sua figura è abbastanza cristallina, è limpida. Riccardo come persona non riesce ad attirare su di sé le antipatie a pelle, quindi è difficile che qualcuno possa utilizzare la sua persona come pretesto per poter litigare politicamente. Cioè, no, però questa cosa qua con Marino bisognava farla in maniera differente. C'era questo, c'era questo, c'era questo, c'era quest'altro. E io qua dico che la grandezza di Riccardo e di Radicali Roma è stata quella di fare questa cosa nell'unico modo possibile. Perché questa cosa qui era possibile farla solo in questo modo. E vediamo perché. La si voleva fare con la nettezza e la spigolosità di Viale, il primo dei consiglieri comunali radicali che sono andati a fare radicali in un altro posto. La si poteva fare come l'ha fatta Cappato, però anche lì in maniera un po' contraddittoria, per cui quell'alleanza di centrosinistra poi è stata difficile poterla riproporre alla regione. Sarebbe stato praticamente impossibile farlo alla luce del sole, diciamo così, qui a Roma, quando un anno fa, pretestualizzando sui due compagni radicali, i consiglieri comunali, si è voluto impedire, regionale, si è voluto impedire un accordo con il centro-sinistra, perché le mire era di portare magari anche legittimamente il partito a destra. E allora, col cuore in mano ma con la coscienza molto limpida, vorrei proprio dire che l'unico modo per poter fare il consigliere comunale era non farci mettere mano alla pennella, perché se pennella ci mette mano la sfasciava sta cosa, la rendeva inutilizzabile. E il motivo per cui pennella ormai tende a distruggere qualsiasi cosa che sia radicale, allo stesso modo che Grillo continua a distruggere tutto ciò che è il Movimento 5 Stelle e che Berlusconi distrugge qualsiasi cosa che è PDL, è che in loro, non cattiveria, non strategia, ma prevale la proprietà. Prevale la proprietà. E quindi quando uno è proprietario non si sforza di andare a cercare consenso fuori da qui. Perché poi il consenso porta i voti, e i voti poi portano persone che hanno preso i voti e vogliono comandare, e questo è in antitesi, una struttura di carattere proprietario.
Allora la grandezza nostra è stata quella di fare questa cosa sul filo del rasoio, in silenzio, senza le spigolature, le spigolosità che ha dovuto incontrare Viale, senza la rottura in altre situazioni, ma farla perché questo era l'unico modo per riuscire a portare un'attenzione fuori da dall'Argentina su temi cui tanti compagni e non compagni continuano a dirci: noi votiamo se voi perdete la Lega, voi, noi vi votiamo se voi non siete più legati a Pannella. Questo è quello che noi abbiamo incontrato, e chi è nato politicamente in questo posto come me sa quanto duro è stato dover affrontare questo punto di vista. E allora l'unico modo per porre le politiche radicali in Consiglio Comunale è stato fatto soltanto in questo modo, cioè quello di non strepitare, di non essere pretestuosi dentro l'Argentina, ma cercando il momento giusto per fare determinati passi con tanto su anni e anni e anni di grande lavoro. E quando i compagni radicali che stavano in prima fila hanno dovuto affrontare il momento più difficile dell'eventuale confronto con Pannella, la loro forza è stata quella di non mettere loro stessi davanti al progetto politico. Cioè di non dire: io devo diventare consigliere comunale, io devo diventare consigliere municipale. Ma è stato quello di dire: dobbiamo portare in consiglio comunale, in consiglio municipale, 60 anni di storia radicale. Poi chi ci va, è la stessa cosa. Questa è stata la grandezza. Ed è per questo che questa cosa ha avuto un risultato. Perché per ogni compagno radicale che abbiamo perduto come voto, li abbiamo conquistati 10 fuori. In una lista civica, dice il presuntuoso, se stessimo dentro al PD ne prenderemo 10.000 di preferenze, ma io sono, oltre che presuntuoso, sono pure superbo, e quindi allora facciamo un passo ulteriore. Il non detto di tutto questo contrasto è che noi, come radicali, anche come radicali Roma, è che noi non abbiamo più fiducia o più fede verso determinati leader. Metto da parte qui compagni e amici una cosa molto semplice, no? Cioè che quella che è vero che Riccardo non ha chiesto a nessuno se poteva allearsi o non allearsi direttamente quella, ma nemmeno se vengo a pochino non ha chiesto a nessuno. Che significa questo? Significa che se tu dici a qualcuno qualcosa non si fa, quindi l'unico modo per fare una cosa è non dirla. Perché un'organizzazione politica radicale non può più prevedere un sano dibattito. Allora le cose bisogna farle un po' da chitichella. Allora, può darsi che qualcuno di noi, delle persone più influenti, non abbia più la fiducia in Pannella o in un certo momento. Darsi. Ma noi siamo riusciti a far diventare Riccardo consigliere comunale proprio perché forse non abbiamo fiducia, ma perché abbiamo speranza. Perché la speranza è l'opposto della fiducia. E cos'è la speranza? La speranza è l'opposto della fiducia, perché la fiducia ha fede, è quel presentimento per cui se io parto da Roma, voglio andare a Milano, sicuramente passerò per Firenze. Quindi esperire una cosa, farla e rifarla, tanto che poi tu sai che quella cosa si verificherà. La speranza è l'opposto. La speranza è presumere che io possa arrivare a Milano senza passare per Firenze. Quindi se che la possibilità di
andare in consiglio comunale senza fare quello che mi dicono. E per chi ha fede, colui che ha speranza è il demonio. Perché ci dice, ma come? Non vedi che l'unica strada per arrivare qua è questa? E invece il visionario, che è speranzoso, dice no. Se tu non provi l'opposto, non vuol dire che tu tendi allo scopo, all'obiettivo. È che tu devi dimostrare continuamente che devi passare per la stessa strada. Cioè, invece di essere credente, finisci per essere fedele, cioè grecce. La speranza è presumere che quel risultato si possa ottenere in un altro modo. E quando quel risultato si avvera, quella è la grazia. E quindi la chiamo la carità, ma non avevo capito bene. Quando tu cogli quella situazione, quel momento in cui centinaia di persone hanno votato Riccardo, cioè questo è un miracolo. No, si chiama grazia. Ed è l'effetto degli speranzosi, dei visionari. Cazzo, ci sono un modo per portare le istanze radicali in consiglio comunale senza che ci metta la mia pannella? Sì. Ci deve essere, però dietro ci deve stare dando lavoro. E questa è stata la dica di Roma. Poi va da sé che tu incontri Riccardo e chi l'ha incontrato è come quando uno ha incontrato Obama. È stato il nostro Obama. Vero. Cioè, uno dici, vabbè, questo è capace di convincerti in 5 minuti con i suoi ragionamenti, è capace di convincere anche altri. Quindi per noi è stato molto facile a quel punto, nel momento in cui Riccardo ha scelto l'esposizione in prima persona per raccogliere i voti, forzarlo, perché era molto semplice a quel punto. Ma come ha detto un nostro compagno, la cosa più difficile è fare il radicale dentro i radicali. Perché i radicali sempre si sono dimostrati speranza per un sistema fuori legge. Noi siamo riusciti a fare la speranza dentro i radicali. Adesso, qualche giorno fa dicevamo l'Italia ci guarda. Adesso vi abbiamo fatto vedere come si fanno le cose. E adesso arriva il difficile. Per cui per i prossimi 6 mesi, 8 mesi, un anno, l'associazione dovrà supportare Riccardo che dovrà imparare a fare un mestiere nuovo, l'uomo intelligente, pignolo, e con tutti i pignoli c'ha bisogno di più tempo. Dovrà imparare molto bene come si fa il consigliere comunale in una bolgia fuori legge come quella dell'Assemblea Capitolina. E l'associazione lo deve supportare anche fortemente politicamente, perché quello che accade, quello che per esempio ieri ho visto, un nostro compagno radicale ha postato sulla pagina Facebook di Radicali Roma, dice, perché Marino non è andato al Gay Pride? Cioè, allora, scrivilo alla magari da Marino. Cioè, perché tu non è venuto, Marino non è venuto alla terra? E ho scritto sulla pagina di Radicali Roma. E lui dice, che ne so, cioè non lo so, lui ha fatto la dichiarazione, noi c'eravamo chi ci rappresentava, stavano compagni radicali e non radicali a rappresentare delle stanze. Allora noi questo passaggio di essere speranza, perché un comportamento politico dissennato finiva e finisce per essere disperato, noi l'abbiamo fatto qui dentro per un anno e mezzo, 2 anni, e sappiamo quanto è difficile, quindi sappiamo gli altri compagni la difficoltà che hanno. Noi non abbiamo bisogno di rotture, e questa modalità con cui è stata fatta la candidatura, è stato fatto il lavoro prima della candidatura, lo dimostra.
qualche volta quando ci siamo riuniti, ci siamo trovati, più volte abbiamo detto sì, questa cosa la dobbiamo fare per noi, la dobbiamo fare per Riccardo, ma la dobbiamo fare per quelli che verranno dopo di noi. La dobbiamo fare per i compagni radicali più giovani che arriveranno dopo di noi, perché questa cosa è rimasta insoluta per anni. Le generazioni prima di noi se ne sono fregate di affrontare questo problema. Non la dobbiamo fare soltanto per noi, la dobbiamo fare per quelli che verranno dopo di noi. Adesso le cose sono un po' più semplici e sappiamo che fuori di qui ci sono tanti che possono votare radicali. In più, l'ultima cosa, mi sembrava che fosse molto più semplice diventare consigliere comunale con due caratteristiche. Uno è il doppio turno, quindi la legge elettorale è una cosa specifica, uno avere a Roma un papa di sinistra. Un papa di sinistra. E siccome l'azione profonda di questo pontefice sarà ancora più dirompente, ha già praticamente quasi annichilito il papato precedente, non il papa precedente, il papato precedente. Quindi io credo che le battaglie di libertà che Radicati Roma porta avanti da sempre saranno sempre più ben accolte nel cuore di questi, dei nostri concittadini. L'ho fatta lunga, in realtà quello che noi tocca fare nei prossimi mesi è raccogliere firme, per esempio, no? Sento questo. Noi raccoglieremo le firme e continueremo a fare quello che abbiamo fatto qui per 2 o 3 anni, cioè a coltivare speranza, grazie. Con la speranza di raccogliere tante firme e lascio la parola per le repliche al segretario. Sì. Termine per la presentazione delle mozioni è alle 16:30. Io non mi sono preparato una replica, poi c'è anche Johnny che deve studiare, quindi no, vorrei solo dirvi come anche nel corso di questo dibattito, poi una parte, mi scuso, l'inizio della ripresa del dibattito dopo la pausa pranzo non l'ho seguita perché stavo di là a litigare con i giornalisti che oggi non hanno dedicato nemmeno mezza riga alla nostra presenza al Gay Pride, come vi dicevo nella stamattina, non tanto perché dovessero segnalare la mia presenza, ma quanto perché dovevano segnalare la presenza degli unici che negli scorsi 5 anni hanno formalmente depositato un atto che è la delibera di iniziativa popolare sul riconoscimento delle unioni civili e il sostegno alle nuove forme familiari, e quindi mi scuso con voi. Credo che anche da tutti gli interventi che ci sono stati stamattina emerga un dato che rivedo in quello che è successo a me in questi 3 anni di segreteria, in realtà già da quando sono arrivato qui, che era la fine del 2008, novembre del 2008, e cioè una grossa e anche difficile e anche faticosa maturazione. Credo che il livello di capacità iniziativa politica, di durata dell'iniziativa politica che noi abbiamo saputo esprimersi, non è scindibile da un livello di maturazione anche individuale che per me c'è stata in questi anni. Ripeto, è una cosa, soprattutto nel momento in cui uno la vive, è una cosa faticosa, è una cosa anche in qualche modo stressante, perché magari poi successivamente arriva la fase in cui uno ne apprezza la positività o ne apprezza i frutti, ma nel momento in cui la vivi e qui avviene, come ogni metamorfosi, uno non è completamente consapevole.
e mi è venuto anche in mente quello che abbiamo condiviso un po' con i compagni, con voi, e mi è venuto in mente ascoltando le parole di Carlo, e cioè che quando si decide di fare, di intraprendere una iniziativa e si vive quella sensazione, come dire, insieme, quella strana sensazione di quella strana paura che si ha quando si sta per fare una cosa rischiosa, che però è una cosa giusta. In realtà la paura è la paura, che se uno cede a quella paura poi dopo se ne pente, cioè lo sente anche, come dire, fisicamente ed emotivamente, che è un errore, ma in realtà quella è la paura che segnala che si sta superando qualcosa e che quindi si è effettivamente a un miglio. E io devo dire che probabilmente se non avessi avuto comunque la vicinanza in questo frangente in particolare dell'ultimo mese e mezzo, degli ultimi due mesi, di tutti i compagni dell'associazione, quindi non è solo stata vicinanza in termini di elaborazione politica o in termini di idee, ma proprio vicinanza da un punto di vista umano, e forse, anzi probabilmente, non l'avrei scavallata nel modo giusto quella paura. E quindi questo anche per dire che siamo riusciti a creare una modalità di condivisione, una modalità di essere, di vivere in modo collettivo le esperienze, che io spero che riusciremo a tenere, perché è probabilmente la risorsa maggiore che abbiamo saputo produrre e che abbiamo a nostra disposizione in mancanza di altre risorse che sicuramente sono maggiormente, insomma, nelle casse degli avversari politici. Grazie. Allora, volevo innanzitutto in realtà ringraziare Davide, a parte per il suo endorsement meraviglioso a me e anche alla comunque dichiarazione di voler continuare assolutamente a essere disponibile, come è stato con me, con il prossimo tesoriere, perché Davide è sempre stato con la mia musa, io le ho fatto molte domande, e quindi è sempre stato un lavoro di coordinamento e di gruppo. Il discorso, per riprendere il discorso anche di Matteo, sono assolutamente d'accordo con questa idea geniale che ha avuto, secondo me, ma no, sì, davvero, perché comunque è una formula che potrebbe essere realizzabile, al contrario di altre magari belle età che a volte ci siamo posti e che comunque a volte magari non facciamo molto i conti con la realtà, no? Quindi su questo discorso, se questo potrebbe essere una strada da provare, sono d'accordo. Sull'altro discorso che faceva Davide, cioè su che ruolo avere in questo referendum, secondo me risponde all'altra domanda, quella tua e quella di Genea, per cui sicuramente il lavoro di questa dirigenza di chi verrà eletta tra poco non sarà limitato. Però secondo me, proprio per il discorso, dobbiamo fare un esame. In realtà abbiamo un sacco di cose da fare, il referendum, sono 12, le delibere ancora non le hanno calendarizzate. Insomma, prima di passare ad altro, sempre lasciando un pensiero anche al futuro, se non all'intuizione, però magari vediamo di tenerla, cercare una soluzione, però prima di partire e disperderci, perché in questo momento credo che abbiamo già tante cose da portare in fondo, e siccome sono 6 mesi prima della prossima assemblea, poi niente vieta di rinnovare l'eventuale anche dirigenza, però al momento a livello di obiettivi, siccome ne abbiamo alcuni, la mozione anche del 2013 non è completamente determinata, ma prima di passare a nuove idee credo che abbiamo tante cose ancora da coerentemente continuare e anche chiaramente sfruttare per questa nuova anche possibilità che abbiamo con Riccardo dentro. José diceva che 5 Stelle, non so dove è andata, ma insomma. Io ho provato a contattare De Battista e Barellari, ma perché li conoscevo di persona. Credo che, con tutto che sicuramente non hanno, sono in posizione, però siccome, cioè, possiamo fare leva, io credo di poter fare leva, non so cosa posso ottenere, però
sono temi su cui so per certo essere, come è evidente, siamo d'accordo. Di lì a dare un sostegno formale, non lo so, i singoli ci sta pure, insomma, sia un tentativo, come dicevo, da fare, insomma, di coinvolgimento. Io proverei, volevo dire, l'avevo già detto a Riccardo, di provare a sentire se Marino facesse un salto ai Rom il 24 giugno al concerto dei Rom, cioè diciamo non ho dell'operazione di risarcimento danni, visto che ci sarà questo concerto di Monio Varia. Vabbè, insomma, comunque come proposta. Niente, volevo appunto alla fine ringraziare anche Riccardo e Luisa perché comunque mi piace molto questo tipo di politica viene fatta qua, che è del pro e non dei contro, perché comunque anche quello che ha detto Molinari, Leonardo, il fatto di sentire dentro una risonanza rispetto a questi temi che effettivamente vengono trattati soltanto da noi e anche da quella che dovrebbe essere la galassia e anche. Grazie a tutti. Abbiamo terminato il dibattito generale, le emozioni depositate, scusate per la situazione, si è dato una mano, vedo qui una mozione particolare, è una mozione generale? È arrivata la mozione generale? Sì, no, ci ho messa io fisicamente in aria. E abbiamo una sola mozione generale e una mozione particolare. Da qui io darei mezz'ora per depositare emendamenti. Nel frattempo, visto che abbiamo terminato il dibattito, magari cominciamo a leggerla e a dibattere sulla mozione generale. No, intanto la leggiamo, così qualcuno può venire in mente l'emendamento, magari se non se l'è ancora procurata in forma cartacea. Assemblea straordinaria 16 giugno 2013, mozione generale. Gli iscritti dell'Associazione Radicale di Roma, riuniti in assemblea straordinaria, appunto prima, ascoltate le relazioni del segretario tesoriere e le approvano. L'Associazione Radicale di Roma saluta con entusiasmo l'elezione di Riccardo Maggi e di Davide Tutino, candidati nella lista civica per Ignazio Marino Sindaco, rispettivamente al Consiglio Comunale, 16 anni dopo Marco Pannella e Rita Bernardini, e al Consiglio del Settimo Municipio di Roma, e ringrazia per l'impegno profuso nella campagna elettorale gli altri radicali candidati ai municipi e tutti gli iscritti, i militanti e i simpatizzanti, che hanno generosamente fornito il proprio supporto consentendo il raggiungimento di un risultato storico. L'Associazione, nel convincimento che tale successo elettorale costituisca la sintesi di oltre un decennio di elaborazione e di lotta politica, non solo romana, ringrazia inoltre tutti i dirigenti, gli iscritti e i militanti che fin dalla fondazione nel 2002 hanno animato le sue iniziative, contribuendo a creare le premesse e le condizioni affinché tale risultato potesse realizzarsi. L'Associazione, in continuità con la mozione generale del 16 dicembre 2012, sottolinea il fatto che il successo elettorale non deve considerarsi come un punto d'arrivo, ma come un nuovo punto di partenza per rilanciare le iniziative politiche e civili promosse nel corso del 2013. A partire dai temi dei referendum comunali Roma Libera Tutti, per i quali sono già state raccolte le 1000 firme dei promotori necessarie alla presentazione. Rinnova quindi l'impegno per la formazione delle istanze di legalità democratica, di libertà, di laicità e di difesa dell'ambiente, che caratterizzano le sue iniziative politiche fin dalla Costituzione. Istanze che sarà possibile perseguire con efficacia ancora maggiore dall'interno delle istituzioni cittadine, oltre che, come è avvenuto sino ad oggi, attraverso l'attivazione degli strumenti di partecipazione popolare. L'Associazione saluta l'elezione di Ignazio Marino alla carica di Sindaco di Roma, augurandosi che segni l'inizio di una fruttuosa collaborazione già sancita nei fatti dalla firma, in qualità di promotore, del referendum Roma Libera Tutti, dalla candidatura di 7 radicali nella sua lista civica e dalla convergenza ideale su alcuni dei più importanti temi di governo della città. L'Assemblea, rilevando quanto la coalizione che sostiene Ignazio Marino abbia bisogno di un'immediata discontinuità rispetto alla partitocrazia romana degli ultimi anni, fa appello al nuovo sindaco di Roma perché colga l'opportunità
da subito, nella scelta della sua giunta, di far tesoro dell'esperienza radicale sui temi della legalità, dello Stato di diritto e della trasparenza. Una storia lunga 50 anni che parte almeno dal 1963, quando Pannella, Spadaccia, Baldinelli e gli altri radicali documentarono per la prima volta la corruzione giornalistica e partitocratica da parte dell'ENI e che arriva fino a oggi, fino allo scandalo dei fondi ai gruppi consigliari della Regione Lazio, sollevato dall'iniziativa del gruppo regionale radicale grazie all'impegno dei consiglieri Rocco Berardo e Giuseppe Rossi di Vita, dei quali Zingaretti ha preteso la non ricandidatura alle regionali, non attribuendo loro una diversità dal resto degli ex consiglieri. Sottrarsi al veto contro i radicali, far tesoro da subito di questa storia e queste capacità, così come il Presidente della Repubblica e del Consiglio hanno deciso di servirsi dell'immagine e dell'impegno internazionale di Emma Bonino, non vuol dire solo riconoscerle, ma soprattutto dare forza alle nuove occasioni di cambiamento. L'associazione, avvertendo l'urgenza dello Stato italiano, esca dalla condizione di illegalità tecnicamente criminale che lo caratterizza da decenni, assicura altresì il massimo impegno nei mesi a venire per la mobilitazione straordinaria di raccolta firme e organizzazione di eventi in relazione ai 12 referendum radicali sui diritti civili e sulla giustizia, considerandoli l'obiettivo prioritario che caratterizzerà la propria attività di qui alla prossima assemblea ordinaria. L'associazione conferma contestualmente l'impegno a mantenere e ampliare i rapporti e le reciproche sinergie con tutti i soggetti singoli, associativi e territoriali che hanno aderito a Roma si muove, che hanno supportato e supporteranno i temi di Roma Libera Tutti, che hanno collaborato a qualsiasi titolo all'ultima campagna elettorale e che verranno avvicinati durante la prossima stagione referendaria, con l'obiettivo di coinvolgere nelle sue battaglie quanti più cittadini possibile, rafforzando così la propria iniziativa e allargando a forze sempre nuove. Ora, questo è il testo della mozione, avete mezz'ora per emendarlo, leggo anche la mozione particolare. L'Assemblea di Radica di Roma, preso atto che lo statuto associativo presenta numerose lacune in relazione alle procedure da adottare in taluni momenti della vita dell'associazione, alcune delle quali hanno sollevato notevoli dubbi interpretativi anche in tempi recenti, impegna il segretario a istituire una commissione ristretta di 3 persone, avente il compito di revisionare lo statuto, delineando con maggiore dettaglio le norme di funzionamento che non appaiono sufficientemente chiare e di sottoporre le modifiche elaborate all'approvazione della prossima assemblea ordinaria. Okay. Prima firma è Sandro Capriccioli, leggo le altre. No, va bene, dico che adesso ci sono, è previsto un'iscrizione a parlare a favore, un'iscrizione a parlare contro e una un astenuto qualora presente. Quindi chi vuole iscriversi a parlare contro? Sia sulla mozione generale che sulla mozione particolare, sì. Facciamo 2 turni per una. L'una prima e l'altra dopo. Iscrizioni contro. Mi scrivo per parlare contro la mozione particolare. Mi scrivo a favore. Okay. Sulla mozione generale, iscrizioni a favore, astenuti. A favore il primo firmataio? Non lo so, no, vabbè, a favore tutti se posso. In realtà ci sarebbe la presentazione della mozione, della mozione e poi c'è sta chi si scrive a favore e contro, per tecnicamente. Facciamo presentare partiamo dalle particolari, facciamo presentare questa. Sì, partiamo. Quindi presenta la mozione. Posso farlo da qua, no? No, aspetta, no. Sì, lo prima. Tra l'altro mi segnalano, sul ruolo dei lavori, diciamo così, che ci sono alcune persone che fumano al posto. Siccome altri, su mia sollecitazione, si sono sempre adeguati fumando, diciamo, andare nell'angolino, invito tutti a continuare a fare l'angolino. Ho finito pure le sigarette. In particolare la sicurezza pienza. Alcune persone. Racconta persone. Alcune persone. Alessandro Capriccioli presenta la mozione particolare. Una legge ad persona. È appena letto. Eh,
No, la mozione particolare deriva solo da un fatto tecnico, siccome quando abbiamo emendato lo statuto l'ultima volta, l'ultima assemblea, modificando la norma che, relativa al rappresentante in comitato, insomma stabilendo che analogamente al segretario poteva iscriversi anche 15 giorni dopo la sua elezione anziché dover essere iscritto prima, mentre scriviamo quella norma ci siamo preoccupati anche di prevedere con un minimo di dettaglio quello che sarebbe accaduto nel caso in cui costui non si iscrivesse e quello che sarebbe accaduto nel caso in cui anche il secondo eletto non si iscrivesse. È semplicemente un fatto tecnico. Molte norme dello statuto, dopo aver previsto dei criteri generali, non li dettagliano, di tal che finisce che in molte circostanze, senza alcun motivo plausibile se non, ripeto, la lacuna dello statuto, cioè si trova in una situazione di dubbio interpretativo, per cui, come dire, faccio l'esempio di questa, di questo emendamento perché è molto chiaro, ma ci sono molti casi nello statuto. Se noi scriviamo che il rappresentante in comitato si deve scrivere entro 15 giorni dalla sua elezione, dopodiché non stabiliamo che succede se questo non si scrive, nel momento in cui non si scrive cominciamo tutti a discutere perché ciascuno fornisce la sua interpretazione, invece scrivendolo questi dubbi vengono a cessare. Quindi nel caso di specie abbiamo scritto che se questo dentro 15 giorni non ci scrive viene eletto il secondo, e poi se non viene eletto neanche il secondo si rifà all'assemblea che lo deve eleggere. Quindi, siccome lo statuto è pieno di queste, non si tratta di cambiare né la logica né la filosofia né l'ispirazione dello statuto, semplicemente di disciplinare una serie di circostanze, anche questa stessa assemblea per cui è nato il dubbio, ma l'assemblea straordinaria, bisogna presentare la mozione, non bisogna presentarla, questa cosa non era scritta da nessuna parte, e quindi naturalmente succede nel momento in cui poi questi fatti avvengono, ci si trova a discutere, ripeto, non per questioni di ispirazione, di filosofia o di orientamento politico, ma proprio per questioni pragmatiche che a quel punto è bene revisionare. Diciamo proprio per questo suo carattere tecnico, cioè per prevedere una serie di casi, nella mozione c'è scritto una commissione ristretta, ma non perché debba essere elitaria, perché mi sembra inutile fare una commissione di modifica dello statuto quando le commissioni generalmente modificano dei fatti più importanti per cui c'è bisogno di un dibattito, no? Mi riferisco ad esempio alla commissione che era stata istituita per i radicali italiani, in cui si era cambiata il prologo, non il prologo, tutta una serie di circostanze, perché invece qua si tratta semplicemente di dettagliare alcuni casi pratici, dopodiché questo non toglie che oltre a queste ci possono essere altre modifiche dello statuto che facciano diventare la Radicali Roma un'associazione marxista o trotskista, questo ciascuno è libero di farlo, però ai soli fini di questa necessaria modifica tecniche mi sembrava necessario che ci lavorassero due o tre persone che potessero poi presentare una serie di fattispecie precise in base alle quali regolarsi. Va bene, questa consideriamo un'intervento a favore. Intervento a favore, allora è decaduto, se qualcun altro si vuole proporre a favore di questa mozione. Io sì, mi è scritta contro, in realtà io sono perfettamente d'accordo sulle motivazioni della revisione dello statuto che qui viene proposto e anche sul metodo di non arrivare con delle proposte di modifica raffazzonate e separate tra loro all'appuntamento dell'assemblea ordinaria, perché ci troveremmo a dover approvare singolarmente ogni modifica, che magari alcune potrebbero essere non omogenee, non corrispondenti tra loro. Quindi secondo me, ferma restando la possibilità di emendare singolarmente, di modificare singolarmente gli articoli dello statuto, un ragionamento sul ridisegno generale e sull'approfondimento di alcuni punti va studiato in gruppo. Ho dei dubbi sulla commissione ristretta di 3 persone, ho dei dubbi qualvolta si mettono dei limiti così stringenti, che in realtà il segretario secondo me dovrebbe essere libero di nominare il gruppo, secondo me tra l'altro di questo gruppo deve per definizione far parte il presidente che sarà eletto adesso, quindi di fatto
se di questa commissione deve far parte il presidente, restano due persone da nominare, oppure il presidente viene considerato esterno e ne restano tre. Insomma, secondo me mettere un limite di numero non ha molto senso, quindi sono favorevole alle ultimazioni e presenterò un emendamento. La riformulo togliendo le parole di stretta di tre persone. Riformulo, purché si faccia questa commissione? Una commissione avente il compito di revisionare lo statuto. Va bene, allora la mozione si considera modificata e voteremo sul testo così modificato. Invece. Per l'astensione posso. Per l'astensione. No, sempre d'orio no. Partito di maggioranza. Ci sono precedenti. Certo, a favore della mozione. Mi piace per lo studio di Johnny, ma sarò velocissimo. Recepisco e approvo lo spirito della mozione, ma al contempo sono gelosissimo dello statuto di Radica di Roma, il quale prevede, come ha già ricordato il Presidente, dei meccanismi di correzione che sono lasciati, come dire, allo spirito soggettivo di modificare norme che non piacciono o si ritengono non valide. Va tenuto presente nella mia esperienza non più brevissima di ogni organizzazione, non solo politica, ma di ogni genere, che gli statuti nel momento stesso in cui vengono approvati sono perfettibili. Quindi se cadiamo nella trappola di fare una commissione ogni volta che ci sembra che qualcosa non vada, secondo me rendiamo pletorico un lavoro su uno statuto che poi rischia di essere un codice di procedura civile. Invece lo statuto deve dettare, diciamo, delle regole generali e poi si può modificare nelle modalità che lo stesso statuto già prevede. Quindi, pur approvando in pieno lo spirito migliorativo della mozione, io voterò per l'astensione e questo invito a fare. Gianni, però qui lo dovevo portare. Ecco, bravo. Grazie Demetrio, passiamo adesso sulla mozione generale. Sei iscritto a parlare a favore Paolo Izzo, non ho nessun iscritto contrario, non ho nessun iscritto per l'astensione, quindi invito intanto Paolo, se interviene qualcuno ci teniamo. Allora, va, due parole proprio, va da sé che questa mozione è il risultato non solo della mozione che è stata presentata all'assemblea ordinaria, ma anche di quello che è stato discusso fino ad ora oggi qui. Insomma, il nostro impegno formalizzato e formalizzabile attraverso una mozione a sostenere le iniziative referendarie che di qui ai prossimi sei mesi ci impegneranno, e di farlo nell'ottica che richiamavo anch'io prima nel mio primo intervento, di una sinergia reciproca tra tutti, tra tutte le associazioni che compongono la Galassia Radicale. L'intervento di Carlo porta un contributo ulteriore sul come si possa e si debba restare radicali. In proposito, io scrissi qualcosa del genere quando ci fu la questione Storace, quando l'obiettivo viene messo davanti alle persone. Per cui adesso l'obiettivo referendum è davanti a ciascuno di noi, e questo potenzia l'azione di Associazione Radicale Roma nel sostenerla senza questionare su come quel quesito è stato posto, quella questione è stata aperta, la concomitanza di più referendum e tutto quello che sappiamo già. Per il resto, nella mozione si richiamano ovviamente i debiti riconoscimenti all'azione di Radicali Roma per l'elezione di Riccardo, a Riccardo stesso, che, insomma, abbiamo già detto in vari modi, attualmente appare come insostituibile alla guida di Radicali Roma, ma in qualche modo è quasi gioco forza dover eleggere un segretario che sia forse provvisorio, come dice Matteo, ma che comunque si giovi dell'aiuto di tutta l'associazione, come richiamava Genea prima, perché senza questi due elementi, l'apporto
di Riccardo, che ricambierà in qualche modo il nostro apporto alla sua consigliatura, insomma, che è prevedibile, e l'apporto di tutta l'associazione ai nuovi organi della presidenza, della tesoreria e della segreteria. Dico questo anche perché a me in realtà invece dispiace che non ci siano più queste due donne a far parte della cosa, quindi anche loro secondo me erano insostituibili, ma c'è stata questa cosa che è pure un vizio. Magari si ricandidano e anche questo forse è un vizio statutario che ci ha un po' indotto, per cui qualche minimo di modifica forse andrà prevista, se non in questa sede, se non con una commissione ad hoc, ma comunque nella prossima assemblea ordinaria. Grazie. Invitando altri a farlo. Per la presentazione di emendamenti, manco un quarto d'ora, visto che siamo esatto, visto che ci siamo abbastanza da guardarci in faccia, se qualcuno sta nessuno sta lavorando sui emendamenti, ok. Io direi quindi di procedere alla votazione delle mozioni, date poi il cartellino. Io non trovo niente. Eccolo. Allora, partiamo dalla mozione generale. Allora partiamo dalla particolare, no? Vabbè, mozione generale dell'Assemblea straordinaria 16 giugno 2013, chi esprime il voto favorevole? Alzi il cartellino. Venti voti a favore, chi è contrario alla mozione generale alzi il cartellino, nessuno, astenuti, uno, con 23 voti a favore e uno astenuto, la mozione generale è approvata. Mozione particolare,
dal titolo Revisione dello statuto associativo come modificata nel dibattito. Chi esprime voto favorevole alzi il cartellino. Quattordici voti a favore. Voti contrari? Astensioni? Con 14 voti a favore, 1 contrario e 6 astensioni, la mozione è approvata. La prossima fase dell'assemblea prevede la presentazione delle candidature a presidente, segretario e tesoriere. Si possono iscrivere a parlare nell'ordine le persone che vogliono presentare, non è detto che ciascuno voglia presentare un nome per ogni carica, quindi a seconda dell'ordine di iscrizione ogni persona presenterà. Un attimo, così riepiloghiamo un attimo cosa succede dopo la presentazione. Ci sarà l'accettazione delle candidature, quindi le persone che sono state candidate, nominate, accettano o rifiutano la candidatura e a seguito si procede alla votazione. Quindi alzate le mani, Capriccioli, deliberato, Maggi e io. Quindi cominciamo da Riccardo. E basta tutti i favori di io. No, mi ha detto per prima perché era vicino. Che c'ho il. C'ha la raccomandazione. Ho capito che aria di consiglio comunale. Ricaricateci su sempre la verandina. Io. Alla luce del dibattito di oggi ho una proposta da fare per quanto riguarda la segreteria, anche la proposta è Paolo Izzo, per anche in particolare per quest'ultimo intervento che lui ha fatto a sostegno della mozione, diciamo racchiude un po' tutte le motivazioni, non solo nella parte in cui ha detto che io sarei insostituibile, chiaramente. No, credo che per questi sei mesi che abbiamo davanti, cinque sei mesi che abbiamo davanti, l'abbiamo detto più volte nella giornata di oggi, il profilo di Paolo ci garantisce sotto una serie di aspetti, ci garantisce sotto il profilo della militanza diretta ai tavoli, dell'impegno diretto ai tavoli, della capacità di tenere insieme all'interno dell'associazione un po' le persone e di avere anche un po', come dire, per lui è un pallino, però si è dimostrato una cosa molto utile e proficua, quella di tenere anche insieme un po' Radicali Roma rispetto ad altri componenti della galassia dei mesi scorsi, e a questo poi anche la capacità di comunicare all'esterno quello che vogliamo fare. Io immagino che in questi sei mesi noi dovremo pure questi referendum andare in giro e parlarne un po' tra gli esponenti degli altri partiti, dei circoli degli altri partiti, presso le altre associazioni o comitati cittadini. Io che ci ho fatto con Paolo questo mese di campagna elettorale ho apprezzato esattamente questa capacità, che poi penso che sia la stessa che li possiamo riconoscere tutti, di quando scrive le sue lettere ai quotidiani e riesce, diciamo, nello spazio di pochissime parole che sono quelle concesse a quelle lettere, di fatto accogliere un po' l'essenza di alcune battaglie radicali e con la puntualità e l'efficacia che serve nel momento in cui uno deve andare a convincere altri soggetti a raccogliere le firme insieme a noi. Grazie, deliberato. Andrea. Sì.
Io lui lo sa perché ormai pochi, cioè sono vari degli anni che vedo arrivare giovani radicali, sa, che lo apprezzo particolarmente, io volevo candidare alla presidenza Leonardo Minai. Va bene, abbiamo Capriccioli, se qualcun altro vuole proporre un nome per le cariche, per tutte e tre le cariche, per due di tre o per si palese. Anche il rappresentante del comitato? No, però dopo. Allora, stanti le candidature che sono state poste, io volevo candidare per la tesoreria Giovanni Danna, detto Johnny, intanto come primo, diciamo, come prima motivazione, perché ho visto che cioè, questa dinamica dei tavoli, dell'organizzazione la segue molto bene, tra l'altro spesso con idee interessanti che per esempio a me mancano. E anche perché soprattutto si farà delle domande e si darà delle risposte. Questa veramente è una programmazione. No, allora, mi ero iscritta io per proporre una candidatura che in realtà è già stata proposta. La candidatura che volevo proporre per la, come mio erede alla presidenza. No, io posso parlare anche a Fabio. No, donna, ragazzi. Fa l'effetto oggi. Scegliere il mio erede. Questo è imperialismo. Sì, sì, questa è una cosa proprio. Propongo il mio erede, il o la. In realtà credo che quello che è successo alle persone che sono arrivate in questa associazione è stato gran parte merito di quelli che c'erano prima. La fiducia che ci è stata data in senso non religioso, come lo intendeva Carlo, forse la speranza che ci è stata data è quella di portare avanti il lavoro che era stato iniziato e siamo contenti che insomma un risultato grosso sia stato raggiunto e quindi sono veramente felice di poter fare altrettanto nel mio piccolo e di consegnare questa speranza nelle mani di una persona che si è molto impegnata sia nella parte di raccolta firme, sia nella parte di elaborazione politica, dimostrando grandi capacità di studio, di approfondimento, di chiarezza, che è una dote fondamentale nello svolgere il ruolo di presidente, perché bisogna riuscire a garantire lo statuto con la maggior chiarezza possibile, anche motivando le decisioni e a supportare il lavoro di segretario e tesoriere senza, insomma, facendo rispettare le regole, ma senza insomma, essere nel traccio. Quindi, visto che il lavoro che ci proponiamo di fare è quello che abbiamo appena votato nella mozione straordinaria, nella mozione particolare, scusate. Di rinnovare lo statuto ovviamente partendo da quello esistente senza stravolgimenti non necessari, ma adattandolo alle esigenze nuove che sono venute fuori nella vita dell'associazione. Ricordiamo, lo statuto è rimasto pressoché inalterato dal 2002, quindi è normale che in più di 10 anni di vita siano emesse nuovi dubbi e nuove esigenze. Io vorrei che questa cosa si se carico Leonardo Molinari, che lui accettasse questa candidatura. Ciò detto, passiamo all'accettazione delle candidature, se non ci sono altre proposte. Non ci sono altre proposte, neanche autocandidature. No. Farei nell'ordine scritto nel regolamento, quindi presidente, segretario e tesoriere, quindi il primo che chiama a accettare la candidatura è Molinari Leonardo. Emozionato.